Eccoci a Jump, luogo di intrattenimento, luogo di incontro per talenti e anche meno talentuosi, non ha importanza. Scriveteci se volete partecipare a Jump sull'indirizzo di posta elettronica redazione@iotv.tv e naturalmente poi aspettatevi notizie da parte nostra. È pronto il prossimo talento, si chiama Davide Masi. Ciao Davide, come stai? Come stai? Tutto bene? Sì, allora, grazie. Tu da dove vieni, Davide? Da Brindisi. Brindisi, quanti anni hai? 30. 30 anni. Allora, io so che siete un po' tutti emozionati, anche se non siete la vostra prima esperienza. Allora io ti direi subito qual è il titolo del brano che canterò. Allora, è una mia composizione, si chiama Antim. Ah, benissimo. Quindi spiegaci bene, perché poi ci servirà. C'è un brano inedito? È un brano inedito che ho composto io. Ah, benissimo. Allora ve lo presento, si chiama Davide Masi. Thank you.
bravo, veramente bravo. Grazie. Però io, se permetti, Davide, ti chiederei di fare un pezzetto. Maria, non sei d'accordo? Ci facciamo fare un pezzetto a cappella, così, cioè senza la certo, base. Certo. Ti va? Va bene, va bene. Ti va? Vai. Si mediante molla. Sì, mediante mollai. Ok, allora, tu hai scritto praticamente questo brano, l'hai scritto tu? Esattamente. Ok, ci vuoi dire che cosa significa? È praticamente un antema, cioè praticamente un inno alla vita. Mm-hmm. Parla praticamente di una persona che potrà vedere questa canzone e dire: io l'ho cantata per te questa canzone, te la dedico con tutto il cuore, e un giorno, se ti piacerà, la potrai cantare anche tu per me. Ottimo inno alla vita e alla... no? Tipo, e anche una persona futura, poi, che passare, vedrà questa canzone. Tipo passare lo scettro. Per me hai già vinto, no? Nel senso... era una battuta. Allora, Mariano, adesso sì, questa sì, profondità sì. Io vorrei intanto, vi concentraste. Sì. Mm. Bravo. Grazie. Un modo particolare di cantare, cioè... Secondo me è degli studi diversi dai soliti, vero? O sì, no? Praticamente spazio su tutti i generi, dal classico al metal, power, pop, di tutto. È una bella spinta. E poi ti fa molto onore il fatto che tu abbia scritto di pugno tuo qualcosa. Sì, diciamo. Oltre a questa poi ne ho scritte anche altre. Ah, ok. Musica, testi, tutto tuo? Sì, esattamente. Ma la musica la suoni anche tu? La sì, con una Korg che ho a casa e poi mi accompagna anche con la chitarra elettrica. Pavarotti lo vediamo sto ragazzo. No, non so se dire Pavarotti è riduttivo o meno, però ecco, cioè io lo sento molto, molto sanguigno. Bocelli? Sì. Anche. Sentiamo altri amici del... Sì, la cosa interessante è che comunque l'Italia è prettamente quasi pop, no? Nel senso che comunque i ragazzi... quando tendono a scrivere, comunque scrivono dei brani prettamente pop. La cosa interessante è che invece tu hai preso tanti generi, che può essere quello classico, il genere metal, perché si sentono degli accordi completamente metal, e comunque hai fatto un genere che, anche se difficile, ha avuto un'ottima interpretazione da parte tua, per cui ti fa lode questa cosa, cioè che hai spaziato comunque, non ti sei fermato su un genere, ma comunque hai racchiuso più generi in un unico brano. Sì. Mi piacerebbe anche ascoltare gli altri. Grazie. Ma io vorrei sapere soltanto perché hai deciso di scrivere in inglese, non in italiano. Diciamo che io, il mio punto di forza è proprio esprimermi in inglese, proprio perché mi piace di più, anche se non sdegno cantare in italiano. Grazie, era solo una curiosità. Benissimo, allora che dire, facciamo ancora un applauso a questo ragazzo. Bravo, Davide Masi, e Jump decisamente continua, comincia a interessarci sempre di più. Continuate a seguirci. Eccoci rientrati ancora in studio con Jump sul canale 189 del Digitale Terrestre, in streaming su www.iotv.tv. È il momento della nostra amica Michela Vantaggiato. Ciao Michela. Ciao. Come stai? Bene. E intimorita? Molto. Intimidita? Tanto. Da dove vieni? Da Brindisi. Da Brindisi. Quanti anni hai? 22. Benissimo. Allora, dici il titolo del brano che ci presenti. È un brano del 1980 di Rene Cara, Fame. Benissimo. Per voi, Michela Vantaggiato. Looking
vabbè, allora se devo dire la mia... Senti, Michela, io canto molto meglio di te, c'è niente da fare. È vostra, Mariano? Sicuramente una gran voce, potente. Ovviamente bisogna affinare un po' di tecniche, però... E l'emozione. Immagino, sì. Poi, sai, essere guardata da quattro tipacci del genere così... Prima ti sono venuti i brividi, hai fatto brrr, ma io pensavo che... Non posso dirti perché, però. Volevo dire, in realtà i tipacci non sono quattro, sono cinque. Infatti vorrei cogliere l'occasione per presentarvi il nostro amico Piede, che no, è qui. No, questa cosa non si può vedere proprio. Che però è un po' timido, però sì, si sì. È mosso per tutto il pezzo, segno evidente che ha gradito l'esibizione. Certo. Non era preparata. Allora, parliamo un po' della nostra Michela. Sì. Voce graffiante, voce molto incisiva, diciamo che poi è un bel personaggio, questo capello riccio, tutto un capriccio, insomma, no? Vero? Sì, è effettivamente molto bello, molto brava. E è quello che io intendo, cioè la musica si sente ma si vede anche. Mm-hmm. Quindi è proprio quello che volevo dire. Io direi che è stata brava comunque a stare sul palco, diciamo così, sì. Perché comunque è importante anche farsi, senti? È importante, dico, anche stare sul palco, cioè muoversi al di là dell'esibizione, comunque mostrare sicurezza, e lei è stata brava comunque, a differenza magari degli altri che li ho visti un po' più tesi, diciamo così. Tesi così. Come ho detto già prima. Già partendo così, comunque dà sicurezza a chi la guarda, a chi l'ascolta. Infatti ce ne stavamo positivo. Quasi andando, poi abbiamo deciso di restare. Bene, allora, qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa? Bene, allora io ringrazio la nostra Michela Vantaggiato. Grazie a voi. E grazie, facciamo ancora un applauso a Michela e Jump continua. Bene, rieccoci con Jump, come avete visto un laboratorio, chi più ne ha più ne metta. Se voi volete partecipare potete scrivere a redazione@iotv.tv e proponete tutto quello che volete, anche dei vostri video amatoriali o avete realizzato un corto, noi lo mandiamo in onda, qui a Jump questo è possibile. Bene, allora abbiamo nella nostra postazione, quella privilegiata della band, del canto, eccetera, abbiamo raggruppato tutti i nostri ragazzi. Io vi ringrazio personalmente, naturalmente è stata lunga perché avete vissuto un po' tutto quello che serve per costruire una trasmissione televisiva. Quello che i nostri telespettatori vedranno in onda è chiaramente il frutto del nostro lavoro, del vostro, quindi io vi ringrazio davvero di cuore per aver partecipato a questa prima puntata di Jump, ma vorrei raccogliere una vostra sensazione. Allora, cominciamo dalla nostra amica, mi ricordate i nomi così? Michela, scusami perché lo sai, l'età avanza, poi certe cose. Allora, che si dice? Parla proprio lui, lasciamo stare. Allora, Michela, impressione a caldo. Esperienza unica e faticosa. Faticosa sì, facciamo un applauso a questa ragazza, bravo. Allora, abbiamo il nostro... Davide. Un'esperienza che praticamente dà possibilità a chi è che canta, balla, danza, di potersi esibire e farsi conoscere. Ecco, bravo, infatti, questa è una cosa... Grazie. Andiamo a Miriam. Per me è stata un'esperienza, non so per gli altri, tranquilla. Cioè, non l'ho vissuta con l'agitazione. Con ansia. Soltanto i primi 2 secondi prima di cantare. Però è stata bella, davvero okay. Bella. Grazie. Il nostro Giuseppe. Sicuramente un'esperienza nuova, divertente, affascinante, che comunque dà qualcosa, ti lascia qualcosa. Sono molto contento comunque di aver trascorso del tempo qui e assieme a tanta gente, mi sono anche divertito, ho visto qualcosa di nuovo che solitamente non faccio. Grazie. Silvia, a te. Allora, indubbiamente è stata una bellissima esperienza e soprattutto Alfonso mi ha fatto capire quanto lavoro c'è dietro alla messa in onda di una trasmissione. Sì, complimenti li voglio fare a te e a tutto il tuo staff comunque. Grazie. Ai ragazzi.
Andiamo avanti, non mi fate inquadrare la lacrimuccia perché poi è pericoloso. Allora, il nostro amico brindisino, quello tutto... Tutto... No. Ah, di Taranto, scusami. Scusami perché... Io sono l'unico di Taranto. Vabbè, diciamo la verità, dai, mi sono così emozionato che alla fine ne verrà fuori. Sei l'unico di Taranto, hai ragione. Hai voluto difendere la nostra bandiera rosso-blu. Allora, ci ricordo il tuo nome e ci Gaetano, dici... Gaetano. Gaetano. Esperienza molto interessante, bella, sicuramente da rifare. Bene, bene, bene Gaetano, bene. Allora, è stata veramente un'esperienza emozionante, Mariano. Per noi abbiamo pensato insieme a voi una piccola sorpresa. Sì, sì. Allora, chi ne parla di noi due? No, tu. Parlo io. No, vabbè, diciamo che è stata un'idea che è maturata dall'incontro che è nato tra me e voi. Vogliamo che questi ragazzi, oltre ad aver usato questo palcoscenico per potersi far conoscere dal nostro pubblico a casa, il pubblico oltreoceano, perché ve lo ricordo andiamo in tutto il mondo in streaming, penso che sia giusto e doveroso poter riconoscere a uno di loro la possibilità di accompagnare voi in qualcuna delle vostre serate, in una, non so. Ovviamente questa è nata così, questa idea, io ho lanciato questa possibilità e loro, gli Overcover Band Santana, hanno accolto questa mia indicazione. Ovviamente loro hanno un calendario di appuntamenti molto fitto, ovviamente un'armonia di gruppo che è consolidata da anni, quindi far entrare un elemento in una band non è semplicissimo, mi rendo conto. Però ecco, non abbiamo voluto, anzi non hanno gli amici dell'Overcover Band Santana voluto premiare, riconoscere un talento e basta in mezzo a loro, perché per noi sono veramente bravi tutti, lo abbiamo detto durante le loro esibizioni. Ma ecco, c'è da dire che abbiamo inventato questa cosa, cioè una persona di loro, dillo tu, sì, Mariano. Assolutamente sì, a condizione che faccia piacere a, certo, la persona che verrà scelta in qualche modo, perché così è, anche se è doveroso sottolineare che non c'è un vincitore perché siete stati tutti fantastici, molto certo, bravi. Per cui abbiamo dovuto fare un po' una specie di conta per stabilire chi di voi dovesse non seguirci, fare con noi un'uscita magari per un brano e darci il piacere di avervi con noi una sera, insomma. Quindi, ecco, cioè un'amica che si inserisce in un gruppo, sì, di amici, così, assolutamente, per avere un altro palcoscenico, un'altra situazione nella quale presentarsi. Certo, perché certo. Voi siete davvero molto in gamba, lo abbiamo visto nel corso, grazie, di questa puntata, e io lo sottolineo, vi ho voluti proprio all'inaugurazione di questo format, non a caso, saranno carini e bravi tutti i miei amici che seguiranno nelle prossime puntate, ma voi rappresentate anche una nostalgia, tu pensa, sì, questa è una cosa che non sa nessuno, pochissimi sanno, che quando io facevo radio, erano gli anni che non ve lo dico, la sigla della mia trasmissione, nella quale io poi declamavo delle poesie, facevo delle cose molto particolari, musica, eccetera, eccetera, era Moonflower, Fior di Luna di, sì, Carlos Santana. Sì, sì, sì. E quindi effettivamente c'è una vicinanza del mio personaggio a livello culturale, musicale, molto accanto alla vostra immagine e identità. Bene. E allora, ci sarà uno di loro che accompagnerà, sì, una, sì, vostra serata. Sì, sì, sì. Poi stabiliremo come fare per provare insieme, almeno per un, certo, un paio di volte, poi tu sarai informato chiaramente. Certamente, ci verremo a riprendervi con le nostre telecamere, ecco, e manderemo, sì, tutto, sì, quanto, sì, poi in onda su YouTube. E sono un po' in imbarazzo perché avrei voluto dire a tutti, come a si chiama, le parti, reclutati. Però, alle armi. Tra l'altro è una condizione un po' strana per, certo, ognuno di voi, perché ognuno di voi fa delle cose particolari che con noi non c'entrano nulla, anzi siamo noi a non c'entrare nulla con voi. Però sarà tosta, sarà bella. Benissimo. E allora io direi, vogliamo dare, voi probabilmente non ricorderete il nome di questa persona. No. Posso dirlo io? Sì. Possiamo lanciare un'asta di sul prescelto. No, allora facciamo così, ti alzi tu e vai in mezzo a loro e te lo abbracci. Sì, facciamo così, facciamo una cosa. Siete d'accordo voi? Eh?
Sì o no? No? Sì, sì, per me sì. E va, dai, va. E non fare il tiro. No, 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 assolutamente. Assolutamente. Allora, vai Mariano, abbiamo, hanno scelto. Vai, va a trabaciare, vai. Ma, porta il microfono, porta tutto, non ti preoccupare. Accompagniamo Mariano, facciamo un applauso al nostro Mariano. Hanno scelto Michela Vantaggiato. Allora, per noi non è una vittoria, vi ribadisco, questo non è un talent nel quale c'è qualcuno che vince, eccetera. I ragazzi sono bravissimi, ma ecco, accanto a questo genere, il vostro, ecco, penso di interpretare grazie anche il vostro parere, c'è questa aggressività di questa ragazza che voi porterete sul palco e naturalmente noi tutti verremo a vedervi. Verremo assolutamente a fare tutti ospiti. Ecco, perfetto. Benissimo. Allora, sentiamo la voce sì di Michela, che cosa ci dice. Devo a proposito dire grazie. Ma no, devi dire grazie a loro. Devi dire grazie a loro. Benissimo. Allora, io vi ringrazio, resta lì Mariano, e siamo vicini al termine della prima puntata di Jump. Adesso ci sarà un'ultima pausa con la magica performance degli Overcover Band Santana e poi il gran finale. Restate con noi su Jump. Ben ritrovati in studio ancora con Jump dagli studi televisivi di Io TV. Jump alla sua prima puntata, sono ancora in compagnia degli Overcover Band Santana. Allora, Carlos, no, no, scusa, Mariano, sì, per carità, era soltanto una battutaccia. E noi vi verremo a seguire in tutta l'estate, e so che farete numerosi concerti, ma se ne volessimo sapere di più, dove veniamo, come facciamo a... Allora, intanto per vedere la nostra storia, un po' tutte le date trascorse e quelle che andremo a fare sul sito www.overcoverband.it. Benissimo. Lì c'è tutto, ci sono le nostre fotografie, la biografia, c'è un po' da vedere un po' di cose. Perfetto. Volendo prendere dei contatti con voi, come si fa per avervi, ecco, nel proprio paese, nel proprio... Sì, a prescindere dal sito che contiene all'interno anche una mail, ah, della band, ma okay, comunque... Dico un po', ahimè, tra i denti c'è anche Facebook. Bene, perché per cui no? Overcover Ben Santana su Facebook. E siamo lì a vostra disposizione. Ma tipo clicca mi piace? No, 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 senza che siete diretti? Mi piace è dal vivo. E vai. Chi viene è... ci clicca così, ah, proprio benissimo, su, benissimo, sulle casacche a perfetto, fiori. E... benissimo. A proposito di foto, io volevo ringraziare il nostro fotografo ufficiale Luciano Miano. Noi abbiamo la nostra pagina invece dove dobbiamo cliccare mi piace, dove troveremo tutte le foto del backstage di tutto quello che è successo durante questa prima puntata e tutte le puntate di Jump. E siamo in ansia per ascoltare il vostro ultimo brano, ahimè, sì, purtroppo avremmo voluto molto tutta la carrellata. Titolo avremmo, del prossimo avremmo brano. Avremmo voluto farla anche, ecco, noi tutta, ma non ci sono purtroppo i tempi chiaramente, però... come ultimo brano abbiamo lasciato qualcosa di più moderno del Santana degli ultimi giorni, diciamo Smooth. Benissimo. Dall'album Supernatural. E vai, gli Overcover Band Santana. You got the kind of love and I can be so smooth that bring me your
trouble from getting by. Let's add a wonderful. If you believe it, be a cry, a shame. Cause never breath in every wall, I hear your name. You calling me out. I'm from the barrio. You add my rhythm on your radio. You feel the turning of the world, so soft and slow. You turn me round, round and the same. This life pretty cold and hot, shall give us my word to live, to hope, my change, my life to better suit your mood. Because they're so smooth. Watch out, watch out. Energy like the oceans under the moon, then the service deep emotions that I get from you. You got the kind of love and that keep you so smooth that your heart, baby, holds and get on body. Che grinta. Siete animali da palcoscenico, grazie, non è una brutta cosa. Io farei ancora a voi un applauso davvero di cuore, non solo per la testimonianza, non solo per la testimonianza che avete voluto lasciare qui nella prima puntata di Jump, ma soprattutto per l'impronta caratteriale che avete dato a questo progetto. È un progetto di vita, naturalmente, perché la musica entra nel sangue, certo, e se non la senti, certo, non la interpreti. E voi siete bravissimi ad, grazie, interpretare. Grazie. Jover Cover Band Santana, ancora, grazie, un applauso. Allora, Mariano, noi adesso ci sostituiamo, nel senso che parleremo d'altro, sempre di musica. Tu te ne intendi di hit, un po'? Non molto, ma comunque, cerchiamo. Va bene, allora resterete con noi fino alla fine, ma voi siete pronti ad assistere al podio e quindi ai primi tre brani della classifica della nostra Jump? Sì? Siete pronti? E allora restate a seguire Jump. Eccoci, eccoci, è il gran finale della prima puntata di Jump, visibile sul canale 189 di IoTV e in streaming su www.iotv.tv. Chiaramente, amici, noi siamo stati qui, abbiamo cercato di fare il meglio per voi, ma soprattutto per i nostri giovani talenti, giovani o meno giovani, poco conta. Continuate a seguire questa emittente, canale 189 di IoTV, perché ne avremo delle belle da raccontare. Allora io vi chiamo qui in questa scena, coloro che sono stati protagonisti di questo primo grandioso evento, io lo considero tale almeno, i ragazzi dell'Istituto Professionale Cabrini. Facciamo un applauso a loro, grazie ragazzi, grazie della vostra
scienza e di quello che avete fatto per noi. Grazie. E ancora le ragazze della Fashion Up, capitanate da Giovanni Stellato, eccole qua, bellissime, hanno accompagnato i nostri momenti musicali. Le vedremo ancora in altrettante esilaranti sfilate di moda. I ragazzi che si sono esibiti: Gaetano De Michele, Silvia Flores, Miriam Maggio, Giuseppe Lotronto, Davide Masi, Michele Avvantaggiato, ecco qui il nostro Pier Francesco Portone, vieni per Francesco, vieni qua. E ancora gli amici della cover band, Over Cover Band Santana, tutti dentro, vieni Mariano, vieni qua, andiamo anche un po' più dietro, amici, vieni, venite qua, ci siete, venite avanti, vieni, ancora applauso per i nostri amici degli Over Cover Band Santana, penso di aver nominato tutti. Mi scusassero coloro che sono stati dimenticati. Bene, questo è tutto dagli studi di VOTV. La prima di Jump è andata e adesso attendiamo la seconda. Ancora da Alfonso Zambrano, ciao! What up?